Apriamo con l'ampia pagina dedicata alla cronaca il nostro telegiornale. Incidente stradale nella mattinata di ieri lungo la statale 190 che da Caricati porta ad Adelia, più precisamente a poche centinaia di metri dalla zona industriale di Contrada Ciura. Due le persone, entrambe di Caricati, coinvolte in questo sinistro causato verosimilmente dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. A scontrarsi sono state un Alfa Romeo 156 ed un fuoristrada. Alla guida della prima autovettura c'era un 25enne, dal quale non sono state rese note nella città delle loro la sua generalità, mentre sul secondo mezzo c'era l'ex patron del Caricati Calcio, l'imprenditore Gaetano Sferrazza. L'impatto frontale molto violento sarebbe stato causato proprio dal conducente della Alfa Romeo 156, che proprio a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia ne ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro l'auto dello Sferrazza. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato il Gaetano Sferrazza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, mentre il giovane all'ospedale Barone Lombardo di Canicati. Per loro fortunatamente tanta paura, ma per fortuna nulla di grave. I mezzi coinvolti sono andati seriamente danneggiati. Un agricoltore di 25 anni, Calogero Napoli, di Palma di Montechiaro, stato arrestato dagli agenti del commissariato della città del Gattopardo per l'ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa, Napoli sarebbe stato sorpreso dai poliziotti mentre avrebbe ceduto alcune dosi di cocaina a ragazzi minori di 18 anni nei pressi di un cortile. I tre minorelli sono stati segnalati all'autorità competente come assuntori di sostanze stupefacenti. È uno dei soggetti più carismatici nel contesto mafioso della provincia di Agrigento, soprattutto dopo l'arresto del boss Leo Sutera. Questa è la motivazione del Tribunale del riesame di Palermo in merito al provvedimento con cui, accogliendo l'appello della Procura, ha disposto il carcere per Pietro Campo, capomafia agrigentino, per cui il GIP aveva respinto la richiesta della custodia cautelare in carcere. I pubblici ministeri Claudio Camilleri ed Emanuele Ravaglioli e l'aggiunto Maurizio Scalia, titolari dell'indagine Icaro, che portò all'arresto di 13 tra boss e gregari della provincia di Agrigento, hanno fatto ricorso contro il rigetto della custodia in carcere per 11 persone, per le quali il GIP, non ritenendo sussistenti i gravi indizi del reato di associazione mafiosa, respinse l'istanza della misura. Tra questi anche Campo, capo del clan di Santa Margherita Berice, già condannato per mafia, e Stefano e Vincenzo Marrella della famiglia di Montallegro. Per tutti il riesame ha disposto il carcere, misura che verrà applicata qualora la Cassazione dovesse confermare il provvedimento. Molestie continuate e danneggiamento. È per questa ipotesi di reato che un commerciante di grotte è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento da parte di un collega. L'esercente si è rivolto ai carabinieri ed ha formalizzato la querela di parte. Fra i due, stando agli accertamenti compiuti dai militari dell'arma, vi sarebbero dei dissidi riconducibili alla concorrenza, visto che svolgono la stessa identica attività. I carabinieri di grotte, oltre a raccogliere la denuncia, hanno avviato le indagini per fare chiarezza. Una lieve febbre che in realtà avrebbe nascosto un edema polmonare. Così in pochi giorni il 21enne Emanuele Buttiglieri ha trovato la morte. Figlio di Rocco, medico e presidente del Consiglio Comunale di Butera, comune in provincia di Caltanissetta, il giovanissimo frequentava la facoltà di medicina a Palermo. I primi sintomi si sono manifestati nei giorni scorsi e poi il rush che lo ha stroncato. Anche la madre del giovanissimo è un medico. I genitori però sarebbero rimasti sorpresi da quanto stava accadendo al figlio, tanto da consultarsi con una serie di specialisti. Emanuele non è riuscito neanche a raggiungere un ospedale, è morto prima che potesse essere ricoverato. Oggi si tengono i funerali a Butera, nella chiesa di San Rocco. Spetterà al giudice del Tribunale di Agrigento decidere sulle sorti del pensionato agrigentino Giuseppe Valenti, l'automobilista ottantenne coinvolto nel dicembre del 2013 nell'incidente in cui in via Cavalieri Magazzeni perse la vita la giovane Chiara Lamendola, che si trovava alla guida del suo scooter.
Continua la vicenda processuale relativa alla morte di Chiara Lamendo, la morte in uno scontro stradale avvenuto intorno alle 18.30 del 30 dicembre 2013 sulla strada provinciale 71 in via Cavalieri Magazzeni, a pochi metri dalla chiesa di San Gregorio ad Agrigento. La vittima, nel tentativo di evitare una profonda buca sull'asfalto, finì con il suo ciclomotore, un Aprilio Scarabeo, contro l'autovettura Nissan Micra condotta da Giuseppe Valenti, pensionato agrigentino 80enne, che viaggiava in senso opposto. Dopo l'urto, il mezzo a due ruote continuò la sua corsa per alcune decine di metri e Chiara rovinò con violenza sul selciato. Per lei non ci fu nulla da fare. Il legale di Ignazio Lamendola, fratello della vittima, l'avvocato Salvatore Pennica, si oppone alla richiesta di archiviazione della posizione dell'automobilista coinvolto, ovvero Giuseppe Valenti. Per la vicenda il GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto rinvio a giudizio come richiesto dal Pubblico Ministero Sardoni per il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Agrigento, Giuseppe Principato, 60 anni, e l'ingegnere Gaspare Triasse, 54 anni, responsabile del servizio viabilità del Comune. I due sono accusati di omicidio colposo. La buca sul manto stradale del viale Cavalieri Magazzeni, secondo il pubblico ministero, era presente da almeno un anno e nonostante le numerose segnalazioni nessuno l'avrebbe eliminata né si sarebbe preoccupato di collocare una transenna. Secondo la procura, i due funzionari titolari di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'incolumità degli utenti della strada avrebbero omesso di controllare, compito al quale, secondo il pubblico ministero Sardoni, sarebbero stati obbligati per legge le condizioni della sede stradale del viale Cavalieri Magazzeni. Per due volte il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione della posizione di Valenti. Nella prima occasione però il tribunale, accogliendo le istanze dell'avvocato Pennica, aveva disposto un supplemento istruttorio con l'interrogatorio del comandante dei vigili urbani di Agrigento e di due agenti. Adesso dovrà essere il GIP del tribunale di Agrigento a decidere le sorti di Giuseppe Valenti. La scorsa notte nei pressi di Porta Palermo a Sciacca alcuni cittadini di nazionalità rumena hanno preso parte ad una rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia della cittadina termale, i quali in un primo momento hanno sedato gli animi interrompendo di fatto la rissa, poi ricostruendo i fatti hanno arrestato i tre responsabili. Poco prima, nei pressi di Porta Palermo, infatti in una zona attigua al percorso dei carri allegorici, CP 29 anni, CCT di 18 e DVD di 19 per futili motivi e in evidente stato di ebbrezza alcolica, hanno dato vita ad una rissa dove uno di loro, CP, ha riportato lesioni personali guaribili in 20 giorni, salvo complicazioni. I tre, per una immediata ricostruzione dei fatti, sono stati condotti dai militari del nucleo operativo e radiomobile presso gli uffici della caserma di via Sciascia, dove alle 3 del mattino sono stati dichiarati in stato di arresto e poi, su disposizione dell'autorità giudiziaria, posti in libertà in attesa dell'udienza di convalida. E rimaniamo a Sciacca, dove un uomo di 60 anni, Antonino Ippolito di Corleone, comune in provincia di Palermo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale in quanto sorpreso a Sciacca, dove era giunto per assistere al carnevale. L'uomo fermato ad un controllo, risultato anche sprovvisto di copertura assicurativa. Ippolito è stato ricondotto ai domiciliari, ma dovrà rispondere del reato di evasione. Due incendi la scorsa serata hanno distrutto le auto di altrettanti agricoltori di Palma di Montechiaro. Il primo si è verificato in via Nino Bixio ed ha interessato una Fiat Punto. A spegnere le fiamme i poliziotti del locale commissariato giunti a seguito di una segnalazione. Il secondo episodio invece è accaduto in via Lazio e ha distrutto una Nissan Terrano. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nessuna ipotesi viene esclusa. È mistero su un incidente stradale che si è verificato ieri nei pressi di Mazzara del Vallo e su cui sta indagando la polizia. Un sinistro che ha coinvolto diverse autovetture ed un camion. Il bilancio parla di diversi feriti, tra cui anche alcune persone di Ribera e di Mazzara del Vallo, trasportati in ospedale con le ambulanze. A quanto pare però il mistero si concentra sul furto di una vettura di uno degli automobilisti fermati a prestare i primi soccorsi. Un'auto infatti sarebbe stata rubata proprio da uno dei soggetti nell'incidente, auto verosimilmente rubata da Agrigento e che sarebbe poi dileguato a tutta velocità. L'auto è stata poi ritrovata in serata nelle vicinanze di Alcamo. Finiscono a processo quattro degli indagati coinvolti nell'inchiesta antimafia alla quale venne dato il nome di Malleus. Nei loro confronti infatti reggono le accuse e per questo motivo è stato deciso il rinvio a giudizio.
reggono le accuse nei loro confronti e in quattro finiscono a processo. Il rinvio a giudizio è stato deciso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, Francesco Lauricella, nei confronti di Domenico Trespoli, Valerio Longo, Giuseppe Lumia e Salvatore Di Nicola. I loro legali di fiducia non hanno optato per eventuali riti alternativi. I quattro finirono al centro del blitz antimafia Malleus, tutto incentrato sui presunti affari del clan Rinzivillo, finanziato, stando agli investigatori, anche per il tramite dello spaccio di droga. Le difese hanno sempre escluso l'esistenza di un'organizzazione mafiosa e l'appartenenza dei loro assistiti alla riorganizzata famiglia Rinzivillo. La scorsa settimana il rinvio a giudizio venne deciso anche per Giacomo Gerbino, Baldassarre Nicosia e Massimo Gerbino, finiti davanti al GUP Davide Salvucci nel procedimento parallelo legato alla presunta partecipazione al giro di droga organizzato per finanziare la famiglia. Davanti al GUP Lauricella inoltre ci sono Roberto Cusentino, Vincenzo Florio, Giuseppe Mangiameli, Alessandro e Davide Pardo, Antonio Radicia, Gaetano Smecca, Ivan Casciana, Giuseppe Domicoli, Giuseppe Placenti, Giuseppe Schembri e Salvatore Stimolo. I loro difensori hanno optato per riti alternativi e la decisione del GUP dovrebbe arrivare a marzo. Poco dopo la mezzanotte di altro ieri, i carabinieri di Montallegro hanno tratto in arresto il cittadino romeno Andrei Amariei Andrei, dimorante a Palermo. Tutto ha inizio allorquando un uomo di Montallegro, rientrando nella propria abitazione, trovava la porta d'ingresso scardinata e vari suppellettili poggiati all'esterno, pronti per essere caricati in auto. Notando un'autovettura sospetta nelle vicinanze, decideva così di seguirla, allertando i carabinieri che prontamente intervenivano, ponendo fine alla fuga del rumeno e constatando la presenza in auto della refurtiva. Il giovane veniva tratto in arresto e rinchiuso nella cella di sicurezza. Ieri pomeriggio si è celebrato il processo per direttissima dinanzi al Tribunale di Agrigento e il giudice, dopo aver sentito i carabinieri e l'indagato, convalidava l'arresto, ma accogliendo la richiesta della difesa e rigettando quella di custodia cautelare in carcere formulata dal Pubblico Ministero, ordinava l'immediata scarcerazione dell'indagato, non applicando nei suoi confronti alcuna misura cautelare. Il processo proseguirà il 23 febbraio con la probabile richiesta di rito alternativo. Il giovane rumeno è difeso dall'avvocato Angelo Asaro. Chiamato a testimoniare contro uno dei suoi ex sponsor politici di maggior peso, il presidente della regione Rosario Crocetta è stato ascoltato a Messina in qualità di testa al processo Corsi d'Oro 2 a carico di Francantonio Genovese e altri 30 imputati per riferire sullo scandalo della formazione professionale siciliana. Il governatore è stato chiamato in causa dall'ex dirigente generale della formazione Ludovico Albert, costituitosi parte civile, dopo che l'indagine a suo carico è stata archiviata. Dopo di lui è stato ascoltato anche l'ex ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Non ho mai ricevuto sollecitazioni di nessun tipo dall'onorevole Genovese, che sapeva qual era la mia posizione politica sulla vicenda, e quindi sarebbe stato assurdo che mi facesse delle richieste, ha detto il presidente della regione, che ha aggiunto: non mi è mai stato chiesto da Genovese il licenziamento di Albert, con lui non ho mai parlato di formazione né ho ricevuto sollecitazioni su enti. È stato battezzato Operazione Sicurezza negli Acquisti, l'ultimo blitz della Polizia Municipale di Gela contro l'abusivismo commerciale e per la tutela del consumatore. 10 agenti, coordinati da 2 ispettori ed un commissario, hanno sequestrato 500 giocattoli pericolosi perché privi del marchio CE. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 170.000 euro, mentre per 2 grandi negozi orientali, rispettivamente di 850 e 450 metri quadri, risultati totalmente abusivi, è stata inoltrata richiesta di chiusura allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Gela. I dati dell'operazione sono stati illustrati dal comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana nel corso di una conferenza stampa, alla presenza tra gli altri del sindaco Domenico Messinese, dell'assessore comunale al controllo del territorio Eugenio Catania. Il blitz dei caschi bianchi, ha commentato il primo cittadino, persegue le direttive che abbiamo dato al corpo sin dal nostro insediamento contro la concorrenza sleale e a difesa del consumatore. Un'ottima opera in nome della legalità che continuerà contestualmente ad altre azioni per tutelare l'economia sana del territorio.
Ci fermiamo. 5 persone arrestate, tra cui il presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale Filippo Impallomeni e l'imprenditore Giuseppe Virlinzi. Questa è la conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Catania e condotta dalla Guardia di Finanza Etnea. Il provvedimento è stato messo dal GIP del Tribunale di Catania. Il reato è contestato, in particolare a 4 persone, mentre un 5° soggetto risponde solo di favoreggiamento aggravato. E la concessionaria Ford di Catania, la Virauto, al centro dell'inchiesta, che ha portato in carcere Giuseppe Virlinzi, fratello del più noto imprenditore Ennio. Nell'indagine della Guardia di Finanza, culminata nei 5 arresti per corruzione in atti giudiziari, è emerso da intercettazioni telefoniche e ambientali che il presidente della Commissione Tributaria Etnea, Filippo Impallomeni, aveva a propria disposizione auto della concessionaria e in cambio avrebbe dilazionato pagamenti di cartelle esattoriali. In manette sono finiti pure Giovanni La Rocca, consulente della Virauto, e Agatino Michalizio, direttore commerciale della stessa società. E 4 rispondono di corruzione in atti giudiziari. Il 5° indagato, Antonino Toscano, invece accusato di favoreggiamento aggravato. Gli accertamenti sul mancato versamento dell'IVA da parte della Comeco non li feci direttamente io. A parlare davanti al giudice Silvia Guzzetti è stato l'ex direttore degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Gela, sentito durante il dibattimento che si sta celebrando a carico di Sergio D., già amministratore della cooperativa metalmeccanica, per anni tra le più importanti dell'intero indotto ENI. L'imputato, difeso dall'avvocato Ignazio Ragnoli, è accusato di aver evaso l'IVA per l'anno d'imposta 2009. In totale, in base agli accertamenti compiuti anche dai magistrati della Procura, si sarebbe trattato di una somma superiore al 500.000 di euro. Nuova scossa di terremoto, stavolta di magnitudo 3,7 a Ragusa, intorno alle 19 di ieri, con una profondità di 8 km ed epicentro nei pressi di Giarratana. È la replica della scossa che si è registrata alle 16.35 di magnitudo 4,2 tra Siracusa e Ragusa. Ne è derivato lo sciame sismico che ha interessato soprattutto il ragusano e che non si è interrotto alle 19.07, infatti altra scossa di magnitudo 2,2. Lo sciame sismico che sta interessando il territorio ibreo, che ha indotto il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta, ad emettere l'ordinanza di chiusura delle scuole cittadine per oggi, in modo da consentire ai tecnici comunali di verificare la staticità degli immobili. Anche il dirigente del settore lavori pubblici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Carlo Sinatra, ha inviato diverse squadre di tecnici nelle strade provinciali e negli edifici pubblici di proprietà per monitorare le strutture. Sinora non si riscontrano danni alle infrastrutture viarie e agli edifici. A Gela continuano i presidi ed i blocchi stradali e così il fronte siciliano contro l'ENI si estende. Lascia il carcere e va agli arresti domiciliari Don Roberto Elice, il sacerdote palermitano arrestato pochi giorni fa a Roma con l'accusa di aver molestato 3 minorenni quando era parroco di una chiesa a Palermo. Lo ha deciso il GIP del Tribunale del Capoluogo siciliano, Roberto Riggio, dopo l'interrogatorio di garanzia di alcuni giorni fa, nel corso del quale aveva fatto alcune parziali ammissioni delle accuse a suo carico. Don Elice scontrò i domiciliari presso la struttura romana in cui si stava già curando e dove è stato arrestato la squadra mobile di Palermo. L'inchiesta è partita dalla denuncia della mamma di due ragazzi che frequentavano la parrocchia di via Perpignano. Agli atti anche i messaggi shock che Don Elice ha inviato alla signora, tra le vittime anche un terzo ragazzo che era minore all'epoca dei fatti. Dall'indagine è emerso che la curia era stata messa al corrente della vicenda. Assolto dopo la denuncia presentata dalla moglie. Si è concluso così il giudizio di primo grado ai danni del bracciante agricolo rumeno Cristian Ciubotaro. L'uomo, da diverso tempo residente a Gela insieme alla propria famiglia, è finito a processo con l'accusa di aver aggredito proprio la moglie e di averla minacciata. Davanti al giudice Antonio Fiorenza i suoi legali di fiducia sono riusciti a dimostrare l'assenza dei presupposti d'accusa. La donna, sentita nel corso del dibattimento, ha ritrattato in parte le accuse, sottolineando come in più occasioni avesse litigato con il marito, arrivando a sua volta a picchiarlo. Per il pubblico ministero Pamela Cellura, però, la donna sarebbe stata sottomessa al marito e per questa ragione avrebbe ammorbidito il suo racconto. Non a caso il pubblico ministero ha chiesto la condanna ad un anno di detenzione per l'imputato. Alla fine però il giudice ha accolto la ricostruzione, mandando assolto l'uomo.
picchiata insieme alla figlia di appena 8 anni. Le conseguenze più gravi le ha riportate una donna polacca di 40 anni, sarebbe stata affrontata e aggredita nei pressi dell'istituto scolastico nel quartiere di Macchitella a Gela. La donna, davanti ai medici del pronto soccorso, l'ospedale Vittorio Emanuele, avrebbe ammesso di essere stata colpita da un uomo che non conoscerebbe. L'aggressore avrebbe colpito anche la piccola figlia della vittima. Adesso non è da escludere che sull'intera vicenda facciano chiarezza le forze dell'ordine. Sembra la trama di un romanzo russo dell'Ottocento, la storia del giovane di Gela che manda all'ergastolo il padre dopo aver saputo che era stato lui ad uccidere la madre quasi 30 anni fa, ovvero nel 1987. Liborio Scudera, figlio di Vincenzo Scudera, vive ormai da lungo tempo a Pesaro. Della madre aveva solo il ricordo di una tragedia di cui conosceva poco o niente. Rosaria Palmeri, la madre infatti era scomparsa, di lei non si era saputo più nulla. Vincenzo Scudera, il padre, era riuscito ad accreditare l'ipotesi che fosse scappata via con l'amante, ma la nonna, a distanza di tempo, ha riferito al nipote Liborio alcune informazioni che cambiavano le cose. La fuga d'amore serviva solo a nascondere la verità, l'uxoricidio del padre, compiuto per poter sostituire la moglie con la cugina della quale si sarebbe invaghito. Vincenza Palmeri, la vittima, aveva scoperto la relazione extraconiugale ed è stata uccisa. Vincenzo Scudera, condannato all'ergastolo dalla Corte Assise di Caltanissetta, grazie alla liberazione del figlio, non ha rivelato come si sia liberato del corpo della donna. Possiamo dire che la giustizia ha trionfato, il rapporto filiale non ha contato nulla come è giusto, né il tempo ha suscitato indulgenza. Che Vincenzo Scudera fosse a distanza di 28 anni un altro uomo non ha piegato la volontà di giustizia. La fine di questa storia è nobile e regala a Vincenza Palmeri il ricordo di chi ha diritto, una donna barbaramente uccisa dal marito e non la protagonista di una fuga d'amore con l'amante. Deve essere stato questo il bisogno di ridare alla povera donna la memoria che le spettava, a rafforzare la determinazione di Liborio Scudera, protagonista anche lui suo malgrado della tragedia. Indubbiamente è una storia terribile che dimostra, ove ce ne fosse di bisogno, che difendere il proprio, sia nella buona quanto nella cattiva sorte, non fanno più breccia. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Trapani hanno sgominato un sodalizio criminale dedito alla ricettazione e al riciclaggio di oro e argento di provenienza illecita. 22 le persone denunciate ed eseguite nei confronti di 3 di loro, altrettante misure cautelari, 2 arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora nel comune di Palermo. I finanzieri hanno sequestrato oltre 2 kg di monili tra oro e argento di provenienza furtiva, denunciate e identificate 22 persone. Il valore delle operazioni di riciclaggio accertate relative alla illecita commercializzazione di oltre 20 kg d'oro e 6 d'argento ammonta a circa 1 milione di euro. Allicata e polemica in relazione all'emergenza trivellazione al largo della costa licatese. Ad innescarla il Comitato Popolare No Trivelle che punta il dito contro il sindaco Cambiano. È morto all'età di 72 anni Salvatore Vizzini, ex sindaco di Caltanissetta, avvocato civilista. Vizzini fu sindaco del capoluogo nisseno per un anno, ovvero dall'estate del 1984 a quella successiva. I funerali si svolgeranno oggi nella chiesa San Michele di Caltanissetta. 64.000 euro vinti in poche ore in 2 diverse ricevitorie di Gela. Un pensionato settantenne è riuscito a portare a casa 60.000 euro dopo averne giocati appena 2 al 10 e l'8. La vincita si è registrata nell'Internet Point di Via Venezia, gestita da Daniele Scicolone. 4.000 euro invece sono stati incassati da un'altra pensionata che sempre giocando al 10 all'8 dopo aver puntato 1 euro è riuscita a ottenere il bonus. In questo caso la vincita è avvenuta in un'altra tabaccheria di Via Venezia gestita da Andrea Amodeo dove nei mesi scorsi si era registrata una vincita da quasi 500.000 di euro. A proposito della necessità di maggiore sicurezza sulle strade con adeguati controlli ed una cresciuta educazione stradale, interviene Giorgia Iacolino, consigliere comunale di Forza Italia ad Agrigento. La crescente mobilità con il ricorso ad automezzi e moto ci impone l'osservanza delle regole tradizionali di prudenza e di buonsenso. Sono però i controlli sul territorio che devono essere intensificati ed una costante educazione stradale praticata nelle famiglie, nelle
nelle scuole, a ridurre il rischio di eventi tragici come quelli che sono verificati in questi giorni nelle strade della provincia. Il Comune di Agrigento, con il proprio corpo di polizia municipale, le famiglie, le scuole, le forze dell'ordine, devono sentirsi impegnati in questa sfida culturale che può garantire sicurezza e benessere anche in periodo di festa come il mandorlo in fiore. Quasi 7 milioni di euro per sbloccare i pagamenti di AGEA e dare una boccata d'ossigeno agli agricoltori siciliani, priorità alle imprese agricole che hanno terminato i lavori per gli investimenti e che hanno avuto il riconoscimento delle spese sostenute. Nel dettaglio sono in fase di accreditamento 6.874.333 euro per l'impegno di spesa di un anticipo sul cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2016. Insieme alla Trazzera, il Movimento 5 Stelle a Lars avrebbe fatto bene a costruire anche un bilocale a norma per il sindaco e l'assessore di Bagheria. Lo scrive ironicamente su Twitter Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale del PD, dimessosi lo scorso anno dall'Assemblea regionale siciliana in polemica con Crocette, il PD siciliano, riferendosi al servizio della trasmissione Le Iene sull'abusivismo edilizio a Bagheria, città amministrata dal sindaco pentastellato Patrizio Cinque. Si sono riuniti ieri a Palermo, nella sede regionale del Partito Democratico, i presidenti della Commissione Provinciale di Garanzia con quello della Commissione Regionale. Alla riunione ha partecipato il segretario regionale del partito, Fausto Raciti. Durante l'incontro è stata richiesta ai responsabili provinciali la massima attenzione sulle procedure di verifica del tesseramento 2015 che si è chiuso lo scorso 31 gennaio, sia per quel che riguarda i rinnovi quanto per i nuovi iscritti. Sono 1.600 le famiglie che questo governo regionale, in nome di una rivoluzione nel mondo della formazione, ha messo in ginocchio operando un licenziamento di massa che non solo ha gettato nella disperazione questi lavoratori, ma che ha creato un caos all'interno dei centri per l'impiego in tutta la Sicilia. A dichiararlo il coordinatore comunale Fare di Caltanissetta, Marco Gloria, di cui dovremmo vedere la foto, sono gli ex sportelli multifunzionali, quali da anni hanno operato con professionalità a supporto di tali uffici che in questo momento, tra le altre cose, stanno disattendendo al proprio servizio pubblico perché fermi a causa della carenza di personale qualificato, quali appunti erano gli sportellisti. Si dovrà ancora attendere qualche giorno per l'inaugurazione e la riapertura del ponte sul torrente Drago lungo la strada provinciale 1 Spina Santa Villa Seta, chiusa al traffico dal mese di febbraio del 2012 a seguito del cedimento strutturale di una parte dello stesso ponte. La ristrutturazione è stata infatti ultimata e l'impresa, dopo aver completato la posa dei guardrail e della segnaletica, rimossa gradualmente i ponteggi di lavoro, ha concluso i lavori. Per l'inaugurazione tuttavia si dovrà attendere la conclusione dell'iter con passaggi burocratici molto delicati. Completato l'iter progettuale e ottenute le relative autorizzazioni, i lavori sono stati messi a bando e aggiudicati all'Associazione Temporanea di Imprese 2G Costruzioni SRL ed SV Costruzione SRL entrambe di Messina, che aveva offerto un ribasso del 30,17,76% su un imponibile di 601.542 euro e 56 centesimi. È stato l'artefice della conquista della Serie C2. Con lui si sono scritte le pagine più belle della storia del Canicattì Calcio. Per 7 anni ne ha onorato la maglia. Totò Barone, ex attaccante e capitano del Canicattì, adesso vive in un comune vicino Rende. In questi giorni è stato ad Agrigento, sua città di origine. E ieri ne ha colto l'occasione per ritornare a Canicattì, per incontrare gli amici, i tifosi, i sostenitori che tanto lo acclamavano quando riusciva ad incantare le platee del Carlotto a Bordonaro. È venuto a Canicattì anche per riassaporare quell'odore che gli dava il rettangolo di gioco. Lo abbiamo avvicinato, visto che con Totò Barone è rimasta un'amicizia da lunga data. È stato uno degli attaccanti più prolifici che il Canicattì possa aver avuto. È stato colui il quale ha regalato grosse emozioni, è stato colui il quale ha regalato anche la promozione in C2. Totò Barone, a distanza di oltre 30 anni, che effetto fa ritornare qui su questo campo? È un effetto incredibile, perché mi ricorda tante cose. Io a Canicattì sono arrivato nel 77, Canicattì mi ha dato tanto, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista umano, perché a Canicattì ho conseguito il diploma di ragioneria, a Canicattì ho preso la patente, e ho ancora degli amici con i quali ci sentiamo. È un,
ci sono delle emozioni che veramente ti rimangono dentro. Poi io ricordo in modo indelebile tutte quelle che sono state le nostre vicissitudini, anche vicissitudini, perché nella vita, come si sa, ci sono momenti belli e momenti brutti. Però Canicattì per me rappresenta, i miei 7 anni di Canicattì rappresentano forse il meglio di quello che la vita mi ha potuto riservare. Con chi hai maggiormente legato o a chi devi dire grazie per la tua crescita umana e professionale? Ma qua all'ambiente, a tutto, perché raccontavo anche ai miei figli, i quali hanno avuto un'esperienza incredibile qualche anno fa, venendo a trovare degli amici qui a Canicattì, hanno potuto notare l'affetto che ancora la gente riservava nei miei confronti. Abbiamo invaso qui allo svincolo del campo, si era creato un ingorgo per la gente che mi veniva a salutare. Cioè, non si dimenticano di me, ma io non mi dimentico nemmeno di Canicattì, perché ancora oggi a volte sogno di essere qua in questo campo con Paolo Moncato che calcia la bandierina, io anticipo di testa e faccio gol. E poi ti svegli, però la realtà è un'altra, perché se abbiamo i capelli bianchi, abbiamo un po' di pancia, però i ricordi rimangono sempre scalfiti nella memoria, perché, ripeto, è un qualcosa di... Ho girato tantissime altre squadre, cioè io, dopo 7 anni di Canicattì, ho girato Rende, Catania, Milazzo, Acireale, Matera e a tantissime altre squadre, Mazzara, però le emozioni e l'affetto che la gente dimostrava giornalmente era qualcosa di incredibile, era palpabile, era un tutt'uno. Cioè noi, anche perché i dirigenti dell'epoca, mi ricordo, trasmettevano una passione incredibile che mi porto dietro per sempre, perché anche nello svolgere un'attività di allenatore, alla base di tutto deve avere la pazienza, e quelle io l'ho assorbito, l'ho fatta mia con tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di stare qui 7 anni. Ricordi qualche gara in particolare? Male, tutte, io ricordo perfettamente tutti quel che ho fatto, tutte le situazioni, il minuto delle... E a livello calcistico ho una memoria di ferro, magari mia moglie mi chiede di comprare sigarette, dopo 3 minuti rientro a casa senza sigarette e succedono le guerre. Però, ripeto, il calcio è sempre stata la mia passione, poi quello vissuto qua è qualcosa di veramente che non si può dimenticare. Gara in particolare, vabbè, qualche derby solito con le nostre rivali, con le antagoniste, vabbè, una partita storica che mi ha dato il là, diciamo, alla mia avventura qui a Canicattì, è quella con l'Agregas il 5 novembre del 78, io dovevo compiere 18 anni, la partita prima, questo è un aneddoto che mi rimane sempre impresso nella mente, perché noi abitavamo qui di fronte proprio da dove ti sto parlando. La partita precedente avevamo giocato a Paternò, avevamo perso 2-0, e infortuni a catena, Pietro Lomonaco frattura al piede, Ciccio Lomonaco frattura alla tibia, se non mi ricordo male. Io il giovedì precedente, nella partita in allenamento, Ballariano, il nostro difensore centrale, non riusciva a prendermi in nessuna maniera, il mio compagno di squadra mi aveva fatto una caviglia che era un melone. Arriva il martedì che precedeva appunto questo derby, Uzzitano Sferrazza, lo chiamo ancora così io, viene lì alla nostra foresteria e mi ha detto che a tutti i costi devo giocare io, che avrebbe fatto carte false anche parlando con l'allenatore per raccomandarmi, per farmi giocare quella partita. Non so come ho fatto a recuperare, perché fino al sabato io ero claudicante, non riuscivo nemmeno a camminare, però io ho giocato quella partita, ho fatto gol 1-0, il gol vincente, ed è forse quella che, ripeto, è stata quella che mi ha fatto entrare pure nel cuore dei tifosi, perché quello era un derby sentitissimo allora. Poi ci sono state altre occasioni anche con l'Agras stessa, se ti ricordi, in C2 con Rigamonti in porta, col 4-1, con doppietta mia, gol di Paolo Moncato e Brugaletta. Poi con il Licata, il derby in C2, quando loro vinsero il campionato con Zeman, da noi furono sconfitti proprio in modo pesante. E poi forse l'episodio che rimane sempre impresso è il ritorno da Trapani, quando tutta la cittadinanza, dai balconi, cioè tutto il paese in festa, la gente che ci aspettava al campo, il campo strapieno
di persone, abbiamo festeggiato quella che è stata purtroppo l'unica promozione dei professionisti, ed era il 15 di maggio dell'83. Sono passati 33 anni, ma ripeto, i ricordi sono sempre ben presenti. È stata una intervista alquanto lunga rispetto ai canoni tradizionali dei 3 minuti, 3 minuti e mezzo, ma ne è valsa la pena dare questo spazio a Totò Barone, che è stato uno dei principali protagonisti del calcio a Canicattì, con il quale abbiamo ripercorso tutte le tappe, tutti i momenti belli, i momenti d'oro vissuti a Canicattì, soprattutto e in modo particolare durante l'era di gestione della famiglia Sferrazza. Le emissioni dei veicoli a motore saranno ridotte, questa è la verità sul tema. Il resto sono bugie propagandistiche dei 5 Stelle e disinformazione del servizio pubblico. Così Giovanni Lavia, europarlamentare di Area Popolare, presidente della Commissione Ambiente, interviene sul tema emissioni facendo chiarezza dopo il voto dell'Aula di Strasburgo che prevede una riduzione delle emissioni reali per i veicoli a motore. Secondo Lavia, le menzogne dei grillini e la disinformazione andata l'altra sera a che tempo fa nello spazio della Littizzetto screditano un lungo e paziente lavoro fatto per i cittadini. La più inumana, la più terribile, la più crudele delle tragedie sofferta del popolo italiano ha il nome foibe. I carnefici esecutori, freddi e spietati, sono state le bande criminali dei partigiani comunisti del maresciallo Tito, con la criminale e omertosa complicità dei partigiani comunisti italiani. Più di 20.000 italiani, solo perché italiani, sono stati violentati, torturati, stuprati, massacrati e fatti sparire in queste grandi e profondissime buche chiamate foibe, tipiche fosse dell'altipiano carsico e del territorio istriano. In queste buche le persone venivano scaraventate vive e per tanti giorni i loro strazianti lamenti affioravano e si diffondevano. Nessuno poteva far niente perché quei territori ormai erano in balia alle bande titine. Continuare a non onorare la memoria di questi nostri martiri significa oltraggiarli ancora. Domani, su iniziativa del Comitato per la celebrazione, 10 febbraio, giorno del ricordo, saranno ricordati con la deposizione di fiori al monumento dei caduti in Corso Umberto a Canicattì. L'appuntamento è per le 17. È stata riaperta al traffico automobilistico la strada provinciale numero 76 Sciacca-Salinella in corrispondenza del ponte Carabollace, chiusa al transito lo scorso novembre a chilometro 0800 nel tratto compreso tra il bivio con la numero 10 ex regionale Sciacca-Salinella con l'ordinanza del direttore del settore infrastrutture stradali. Il transito avviene in entrambe le direzioni essendo stata ripristinata del tutto la carreggiata. Grazie all'intervento del Libero Consorzio dunque sono finiti i disagi per gli agricoltori e residenti della zona senza problemi, peraltro per quanti sono recati in questi giorni a Sciacca in occasione del carnevale. I ragazzi del gruppo della Russia Eralash di Chelyabinsk, come da tradizione, prima di iniziare le loro performance artistiche, si recheranno domani alle 10 a far vista ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento, dove porteranno un sorriso, una carezza e anche momenti di folklore, un bel gesto da parte dell'organizzatore del festival con il quale abbiamo da anni instaurato un'alleanza, dice il primario Giuseppe Gramaglia. Grazie ai bambini del mondo anche in ospedale arriva la sagra portando un po' d'allegria ma anche amore per i nostri piccoli degenti. Sono intanto 7 i gruppi internazionali partecipanti che arrivano da Albania, Bulgaria, Georgia, Tbilisi, Corea, Polonia, Russia e i tamburellisti di Otranto, Puglia. Con loro i gruppi agrigentini Gergent, Oratori di Unguanella, Piccoli del Valdacras, i Picciotti da Pultedda, Favaria Folk ed Erbessus. Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro delle classi seconda A e seconda B organizzato dal liceo classico Empedocle di Agrigento, che si svolgerà da oggi fino al 13 febbraio, gli studenti impegnati in diverse attività formative, quali guida turistica, archeologia, didascalia, archivio, biblioteca, multimedialità e sponsorizzazione dell'evento, invitano a visitare il Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento da giovedì 11 a sabato 13 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30.
il coordinatore del distretto sociosanitario D5, la cui competenza si estende ai comuni di Licata, quale ente capofila, e Palma di Montecarlo, ingegnere Vincenzo Ortega, comunica che è stato pubblicato l'avviso per la richiesta di contributi a favore del familiare di soggetto affetto da SLA, ovvero la sclerosi laterale amiotrofica. L'iniziativa rientra tra i progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita di persone colpite dalla suddetta patologia. Le istanze dovranno essere presentate al protocollo del comune di residenza del familiare del soggetto interessato entro inoltre il 4 marzo prossimo, pena la non presa in considerazione delle istanze pervenute oltre tale termine. La Giunta Comunale di Delia ha concesso un contributo di 6.000 euro all'associazione Tennis Club Delia per la realizzazione di impianto di illuminazione del campo di tennis di Viale della Repubblica, che è in gestione da qualche anno. La decisione è stata presa dalla Giunta Municipale con propria deliberazione. Da anni il campo di tennis era rimasto inutilizzato, oggetto di incuria, danneggiato dal maltempo e da ripetuti atti vandalici. Sono ampiamente soddisfatto, ha detto il sindaco Banchieri, che state vedendo nella foto. Il campo da tennis è frequentato ogni giorno dai soci dell'associazione e vi sono già stati svolti diversi tornei. Oggi abbiamo recuperato una struttura destinata al degrado e che ora, grazie alla convenzione con l'SD Tennis Club Delia, abbiamo reso funzionante e utile sotto il profilo sportivo e sociale. Con il contributo l'associazione si impegna a realizzare l'impianto di illuminazione a norma, perfettamente funzionante e munito di tutte le certificazioni necessarie per il suo corretto utilizzo. Ancora una volta, ha concluso il sindaco Banchieri, abbiamo mantenuto le nostre promesse. Il campo di tennis insieme a quello di calcio a 5 di Via Campo sono ormai due fiori all'occhiello dello sport deliano. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale. A Caricati la farmacia che garantirà il turno di apertura per la giornata di oggi, martedì 9 febbraio, fino a domani, mercoledì 10 alle 8.30, quella di Comparato, della dottoressa Angela, sita in via Venite nel quartiere di Borgalino. Il recapito telefonico è lo 0922 85 16 53. Il nostro telegiornale ha così termine. Grazie per essere stati fino ad ora con noi, soprattutto grazie per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicattì. Appuntamento ai prossimi telegiornali e buon proseguimento dei nostri programmi.